si avvicina il Natale, senti di fare a noi, agli amici di Francesco, ai pellegrini che vengono qui di Assisi, a loro che ci seguono, che insomma si nutrono delle esperienze di Francesco anche attraverso di noi, senti di fare un augurio per questo Natale così speciale, così strano in questo mondo in guerra, con tanti conflitti. E viviamo in un mondo dove c'è molto spazio per la tecnica, per tutto quello che è scientifico, pratico, frenetico. Ecco, Natale ci invita a fare una pausa. Una pausa per dire, ecco, guardate questo bambino. È piccolo, è infants, quindi non parla. Noi che abbiamo risposte a tutte, parole per tutti, discorsi per tutti, questo bambino non parla. Quindi ci invita alla contemplazione e a osservarlo. E ascoltare il suo silenzio e ammirare la sua presenza. E secondo me il nostro mondo occidentale ha bisogno di trovare un Dio che non parla, che non fa discorsi, ma un Dio che è presente. Hai bisogno di Dio? Ecco, è là. Si mette tra le tue mani, è piccolo, è vulnerabile, è pacifico, ma ci porta la parola di Dio, è la parola di Dio incarnata. Secondo me il messaggio per il Natale è un messaggio di pace, un messaggio di fraternità, un messaggio di gioia. Abbiamo bisogno. Viviamo in un mondo molto teso, molto conflittuale, molto violento. E come Francescano diciamo pace e bene. Ecco, questo bambino porta la pace al mondo. È il Messia di pace. Secondo me abbiamo bisogno di un messaggio pacifico per la nostra società. Grazie, grazie mille, che Dio ti benedica nel tuo ministero per il bene che fai, farai e per l'annuncio del Vangelo che porterai. Grazie, Grazie a grazie voi. Fra super super, fantastico.